Oggi 4 novembre apriamo terza pagina parlando sì di Italia, ma quella vista attraverso la personalità, i discorsi e l'attività del presidente Sergio Mattarella, cui Enrico Cucco d'Oro e Luana Leo hanno dedicato un testo, impreziosito dalle illustrazioni di Silvia Montagna, che è a suo modo militante, proprio perché concentra nella figura del capo dello Stato quella faticosa ma indispensabile identità tra paese reale e paese legale, come del resto recita il sottotitolo del volume. E perché questo assunto non sia una pretesa ideologica a priori, il testo, cui hanno collaborato anche quirinalisti e costituzionalisti, passa in rassegna le azioni di Mattarella negli snodi più complessi degli ultimi anni, uno su tutti i suoi richiami durante la pandemia. Ma proprio attraverso il rapporto tra presidenza e paese, e quindi tra istituzioni e cittadini, è possibile cogliere meglio l'evoluzione della vita sociale e politica e i suoi sviluppi per il nostro immediato futuro. E ora da Roma ci spostiamo a Bruxelles, sotto l'egida di un grande santo alle radici dell'Europa. L'Umbria di San Benedetto e San Francesco affascina Bruxelles. Presentato al Parlamento europeo il libro sui cammini artistici e devoti del protettore d'Europa e del protettore d'Italia. Una pubblicazione che per noi ha un valore davvero importante, l'Umbria di San Benedetto e San Francesco. Ma la storia di santità di San Benedetto e San Francesco, il loro esempio di vita, sono identitari per l'Umbria, per l'Europa e per l'Italia. Un percorso anche attraverso i monasteri benedettini, da sempre luoghi di cultura. Benedettini è quella di trasmettere cultura, trasmetterla tutta, cioè l'attività principale dei monasteri benedettini è quella di copiare i testi antichi, non soltanto quelli biblici. Così si radica il pensiero benedettino. Grazie alla valorizzazione dell'arte che è possibile visitare durante questi percorsi e anche la sacralità e la devozione che noi dobbiamo ai santi patrono d'Italia San Francesco e San Benedetto, patrono d'Europa. Assisi, Foligno, Spoleto, Perugia, Terni, città di Castello, ma anche nei borghi minori c'è un tessuto ricchissimo che racconta la devozione, la cultura, lo slancio delle comunità umbre che si vocano a questi straordinari esempi di santità.